Roma. Stasera si va all'Olimpico. Una bella carbo. Con le loro bandiere dietro, tra l'altro, io mi aspetto un 3-1 secco per loro. Non benissimo, non si parte benissimo, come pronostici. Posso dire che non ho mai visto dei controlli così. Mi hanno anche preso la spazzola. Soprattutto molto lenta e spregona. Al 15° per esempio, bellissima azione personale di Dybala, che però non la passa a sinistra e tutto viene vanificato. A tal proposito, fascia destra della Juve male male male, così come malissimo Zaleski. Qualche buona ripartenza da parte di entrambe le squadre, soprattutto Spinazzola nel corso del primo tempo intorno al 18°, però Roma ha sprecato completamente perché la squadra non è salita. Complici come sempre Stante e Matici, che sono lentissimi sia a tornare sia nelle ripartenze, soprattutto nelle ripartenze. Poi, che dire, il talento argentino si vede. Dybala, Di Maria fanno cose che solo loro sognano e riescono a fare. Secondo me a questo Roma sta mancando il riferimento davanti, perché Wijnaldum, a parte sempre il fuorigioco, comunque sempre in ritardo sugli spunti sia di Pellegrini che di Dybala. Kostić invece, con Zaleski in queste condizioni, secondo me lo deve puntare molto 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 di più e sfondare, correre. La Roma ha deciso di rimanere negli spogliatoi. Ferisce di cortomuso, ferisce a quanto pare. Tutto mi sarei aspettata tranne un 1-0 così, con tre pali, lo ribadisco, tre cavolo di pali. Un dato è certo, Mourinho per questa stagione ha battuto Allegri. All'andata pareggio, immeritato, ero allo stadio, prima di campionato, sto giro persa, sconfitta con un euro gol di Mancini. Una giornata di Serie A abbastanza particolare, nel senso che sono cadute praticamente tutte le big. La Lazio ha battuto il Napoli e allora la Roma aveva la grinta per dire battiamo la Juve, e così ha fatto. Intanto mi cambiano i colori della faccia perché sono esattamente davanti a un semaforo. Ken, quanto è stupido Ken, quanto è stupido Ken, ma è una cosa inammissibile. È entrato, non è che ha toccato palla, pum, fuori. E secondo me si becca anche un po' di giornate, eh. Però ragazzi, davvero una cosa la voglio dire. Una, due volte all'anno all'Olimpico con la Roma in casa bisogna andare, perché il pubblico è qualcosa di spettacolare, davvero. Un'atmosfera magica, come la magica Roma. Sì, proprio così.